Il 2023 si avvia a conclusione ed è tempo di bilanci per l'amministrazione comunale di Torrenova, che chiude l'anno con un saldo in attivo. Tante le opere relative alle infrastrutture cittadine avviate o in fase di avvio, ma a dare peso e corpo all'attività amministrativa ci sono anche gli interventi per il sociale e le iniziative per lo sviluppo commerciale e turistico del comune nebroideo. Soddisfatto il primo cittadino, Salvatore Castrovinci, che è già al lavoro con i suoi assessori per programmare il 2024. Il 2023 per noi è stato un anno importante. È stato l'anno del depuratore, avendo ottenuto un ulteriore finanziamento per completarlo, l'anno della consegna della scuola elementare alla ditta aggiudicatrice, che ci permetterà di fare un progetto di demolizione e ricostruzione e mettere, diciamo, in sicurezza una scuola storica del nostro comune. È stato l'anno della gestione dell'asilo nido, un altro finanziamento preso che farà in modo che ci sia un'implementazione dei bambini e quindi con tutte le mamme e i genitori che lavorano, un servizio sicuramente molto, molto importante. È stato l'anno del finanziamento del torrente Rosmarino, 1 milione di euro che stiamo programmando e attuando. Quindi è un anno ricco di interventi strutturali importanti e che ci proietterà verso il 2024 con nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere. Spero e sono convinto che il 2024 sarà un anno importante per gli ASU, che li ritengo prioritari nel nostro organigramma comunale. Hanno reso fino ad oggi dei servizi indispensabili per il nostro ente con delle condizioni contrattuali veramente vergognose. Finalmente il governo regionale ha trovato una norma e penso e sono veramente onorato di poter fare firmare io questi contratti a questi lavoratori che da tanto e da troppo tempo servono il comune in maniera impeccabile. Stiamo già lavorando su Amunì, abbiamo un progetto ancora più ambizioso, abbiamo avuto già due riunioni nonostante le feste proprio in questo periodo. Dobbiamo limare alcuni dettagli e siamo convinti di poter fare Amunì 2024 veramente in grande stile. E per l'estate 2024 cercheremo di coinvolgere più operatori commerciali possibili. Vogliamo rilanciare le imprese del nostro territorio, ma non soltanto le grandi imprese come è successo l'anno scorso, ma puntare tantissimo sui tanti piccoli produttori che abbiamo in questo territorio.